Cronaca, una nuova ragazza scomparsa da Civitavecchia. Dal 9 maggio non si hanno notizie di Giulia Mazzeo, sedicenne di Cannigione, che si è allontanata volontariamente dalla comunità Il Ponte, dove si trovava da dicembre scorso. Truffa. Il mercato delle truffe è floridissimo e continua a sfornare sistemi ingegnosi studiati apposta per spillare soldi ai malcapitati. Questa volta le vittime vanno cercate tra quanti cercano di vendere la propria autovettura non ad un concessionario, ma attraverso uno dei tanti siti telematici specializzati nel mercato dell'usato. Bombardamenti, 81 anni, tanti ne sono trascorsi da quel pomeriggio del 14 maggio 1943, con l'arrivo di quelle centinaia di bombe sganciate dagli aerei anglo-americani e le conseguenti morti, oltre 400. Migranti. Ieri mattina 43 persone in difficoltà su una barca di legno sono state soccorse dall'equipe di Medici Senza Frontiere a bordo della Geo Barents. Stavano tutti fuggendo dalla Libia, lo fa sapere la ONG che batte bandiera norvegese. Impiantistica. I lavori per la ricostruzione del palagrammatico a San Liborio sono momentaneamente fermi. Infatti, la ditta che si sta occupando degli interventi ha dovuto interromperli perché il comune sta intervenendo per una variazione del progetto che sarà approvata entro il 5 giugno e che permetterà la ripresa.